buonasera, benvenuti, buon lunedì ancora con noi per ricordare quanto di importante è accaduto sui campi di calcio della Calabria in questo fine settimana e per fare anche andare oltre questa sera, perché ecco, capirete anche agli ospiti, vi presento intanto l'ospite che mi fa un po' allargare la sfera questa sera, si tratta di Maurizio Maio, direttore generale della Segato Women Melicucco, parleremo di questa bella favola. Buonasera, benvenuto direttore. Buonasera, grazie. Poi vi presento gli altri ospiti, ma dicevo, volevo fare questa trasmissione un po' particolare questa sera, San Valentino, però sono rimasto fregato sotto un certo aspetto, perché sì, allargheremo la sfera, parleremo di calcio a 5 femminile, quindi impreziosiremo un po' il programma, però avrei voluto farlo anche con la presenza femminile, che non è possibile, che proprio perché San Valentino le ragazze, giustamente, un po' a metà, 50-50, un po' perché lunedì rientrano, si tratta di A2, attenzione, quindi si tratta di ragazze che rientrano nelle proprie abitazioni, nelle proprie residenze abituali, e anche perché San Valentino le abbiamo lasciate al ristorante, però ci ha fatto la promessa il direttore Maurizio che torna lui, perché ci teniamo anche a lui, nel senso che per chi vive il calcio calabrese è una persona abbastanza navigata, ha allenato tantissime formazioni, prima categoria, promozione, eccetera eccetera, e chiaramente poi ci avverremo anche delle sue esternazioni anche per quello che è il campionato, che sarà ancora della 2, che è in pieno svolgimento. E poi abbiamo Pasquale Angiò, difensore del Brancaleone. Va da sé, se ricordate la volta passata, buonasera Pasquale, se ricordate la volta passata, vero Gesualdo, tu su come al solito il telefono acceso lasci sempre all'inizio della trasmissione, avevamo promesso ai nostri ascoltatori che avremmo cominciato questa trasmissione con la promozione, perché poi quando andiamo a prendere il bar, che succede dietro le quinte, no? Un po' come fanno anche a Sanremo in questa fase, no? In questo periodo, vedi sempre il dopo festival o il pre-festival, ci criticano perché lasciamo la promozione alla fine, prima categoria alla fine, e non riusciamo mai a trattarla con dovizia di particolari, e merita questa settimana. Se ricordate, anche io dicevo di allargare un po', di fare 3-4 ore di trasmissione proprio come a Sanremo, perché oggi i temi sono veramente tali e tanti, anche per altre categorie ci sono state partite molto importanti, c'è stata anche la sfida al vertice formidabile tra Gioiese e Lido, vero Gesualdo? Che poi vorremmo capire meglio, parleremo questa sera, 4-0, poi in 10 uomini 4-3, eccetera eccetera, e intanto tra le due giganti forse godrà proprio il Brancaleone, ecco perché abbiamo invitato Pasquale questa sera, perché abbiamo voglia di parlare tanto di promozione, anzi siamo proprio con la grafica, poi abbiamo i collegamenti, poi abbiamo qualche telefonata come al solito, eccetera eccetera eccetera, poi magari altre cose ve le spiegherò nel corso della trasmissione. Ah! Una cosa che dimenticavo, lì c'è una sedia vuota perché ecco, manca Rocco Calandruccio che ci dice sta per arrivare, noi siamo qui, il bello, anzi il brutto in questo caso della diretta, comunque siamo qui anche ad attenderlo. Allora, grafica della promozione, iniziamo subito con fuori casa San Giorgio Borgo Grecanico 1-0, Brancalone Capo Vaticano 4-1, Caraffa Archi 1-1, fuori casa Melicucco Ravagnese 2-0, Rombiolese Bagnarese 1-0, Vallata Africo 2-2, 1-0 della 5 Frondese sul San Gaetano, 4-3 la sfida appunto Italia-Germania, Gioiese Sporting Lido 4-3, la classifica dopo 19 turni, Gioiese 44, Brancaleone 43, eccola, approfittare, Sporting Lido 40, Vaticano 26, Capo Vaticano 36, Caraffa 34, San Giorgio 31, 5 Frondese 27, Archi 22, Melicucco Ravagnese 21, San Gaetano 18, Vallata Torbido, Africo 16, Borgo e Bagnarese 15, Rombiolese 12, nel momento in cui abbiamo Bellè, che è il nostro opinionista collegato alla web, mi farete segno intanto se la classifica rispecchia i valori, Pasquale, ti chiedo subito, i valori in campo in questa fase. Guarda, io sono arrivato da Brancaleone da circa 2 settimane, il campionato di promozione quest'anno è bello, bello tosto, anche perché dobbiamo ricordare che qua il Catanzaro Lido ha una partita in meno, infatti domani recupererà, non ricordo contro chi. Bravo, hai fatto bene subito a ricordarlo. E quindi se vince si mette anche lei a ridosso. Ci acchiappa. Però noi adesso sabato andiamo a giocare con la Bagnarese e poi abbiamo lo scontro diretto con lo Sporting, per poi proseguire dopo qualche giornata, abbiamo la GS sempre in casa, quindi il campionato, attenzione particolare, non di poco conto, il campionato è ancora aperto, noi
Vogliamo vincere, la società ha fatto grandi investimenti. Partiamo subito con le immagini di Brancalone Vaticano, regia. Mentre parla Pasquale. Pasquale, prego, prosegui. Sì, ripeto, dicevo che la società ha fatto grandi investimenti, ha voluto a tutti i costi prendermi, dopo che ero visto che ero a Gioiosa, tra Gioiosa e Roccella, poi ha preso anche Bomber Carbone, per questa categoria secondo me è molto sprecato, e poi c'è il gruppo che da parecchi anni che gioca insieme, quindi ci conosciamo tutti. Anche io ho voluto accettare Brancaleone perché sono stato 2 anni a giocare, quindi mi sono trovato benissimo ed era difficile non accettare la proposta del Brancaleone. Io vado subito al dunque, Pasquale, continuo con te perché sono state 2 sfide che per lunghi tratti sembravano scontate, cioè la vostra senz'altro, largamente avete vinto, ma anche a Gioia sembrava facesse un sol boccone la gioiese della Lido, e invece poi abbiamo visto insomma il clamoroso 4-3 finale. Vabbè, dobbiamo ricordare che la Gioiese è stata costruita per vincere il campionato e dopo 10 minuti la Gioiese e lo Sporting Catanzaro si è trovata in 10 uomini, poi il primo tempo è finito 4-0, poi nella ripresa c'è stato qualche, diciamo, gridata qualche del mister, pisolino, qualche gridata della Lido. Della Lido, e hanno fatto sì che... Questo sei tu? Sì, questo sono io. Domenico ha segnato 2 gol per la prima volta. Questa dedica speciale perché? Scusa, perché non... Questa dedica speciale era per il nostro mister che era squalificato. Sì. E siamo andati ad abbracciare il mister. Anche perché ci vuole super concentrati, vuole vincere a tutti i costi. Ascolta, quindi tutto facile, invece per quanto riguarda Brancalone Capo Vaticano, dal risultato sembrerebbe di sì. Sì, è stata una partita il primo tempo equilibrata, poi nel secondo tempo siamo venuti fuori. Abbiamo subito fatto 2 gol in 5 minuti per poi segnare altri 2 gol. Poi peccato per aver preso alla fine il gol, che era da quasi un girone che non prendevamo gol in casa. Gesualdo, perché poi in sostanza sono quelle 4, no? Che almeno... Direi 3. 3? Chi, cioè, Capo Vaticano, sì, me metti fuori. Penso che comunque c'è da dire una cosa. Io, a me piace questo campionato proprio perché... come quello di Serie D, non avevamo la squadra che già sicuramente sarebbe andata in categoria superiore. Si pensava che la Gioiese avesse un qualcosa in più, però la cosa più importante, la cosa molto piacevole è quella del Brancaleone, che dopo 3-4 partite dall'inizio del campionato ha dimostrato che può lottare fino alla fine con la speranza di poter vincere anche il Brancaleone questo campionato. Sarà molto bello proprio perché sia il Catanzaro, sia il Brancaleone, sia la Gioiese hanno tutte e tre le possibilità per poter cambiare categoria ed andare in categoria superiore. Vedi una spanna favorita in più, ecco, di una spanna favorita in più, la Gioiese. Sì, sinceramente io pensavo che la Gioiese avesse un qualcosa in più, anche perché mi ha fatto molto molto piacere nel momento in cui è venuto qua in trasmissione il presidente, era già una squadra che si stava dando da fare per dimostrare che aveva questo... l'utilità per poter cambiare categoria, ma addirittura pensava e diceva anche che con l'apertura del mercato avrebbero preso anche dei calciatori per aumentare un pochino questa possibilità. Sì. E ci credo molto, e poi sai, mi è piaciuto molto perché ha parlato tanto del settore giovanile, dei ragazzi del posto, quindi ti ripeto, cosa, certo. Io dico che è un campionato questo, così come quello della Serie D, dove dovremmo guardare fino alla fine perché nessuna squadra di queste tre è così come quelle in Serie D, che possono dire di aver vinto già il campionato. Prenderà il largo come l'ha presa il Locri in eccellenza. Il Locri non possiamo parlare, invece... perché il Locri, io te l'ho detto, sì, questa settimana c'era il Morrone che doveva recuperare una partita, Reggio, e l'ha persa in casa. E domenica giocava proprio a Locri, e quindi ho detto che se riuscisse a fare 6 punti può darsi pure che il campionato si poteva ancora, visto e considerato che ormai siamo a 12 punti, ha perso tutte e due le partite. Il Locri si deve preparare all'anno prossimo e fare un campionato che gli si addice, perché effettivamente lo meritano, sì, ampiamente. Fermi tutti, perché poi insomma poi succede sempre così, Maurizio, nel senso che poi anche non volendo poi vai in eccellenza, vai in Serie D, allora li devo stoppare, entrare magari anche a gamba tesa, ecco, parafrasando il gergo proprio calcistico. Pasquale, invece, in confidenza, quando si è capito a Brancaleone che si poteva osare?
Questo tu magari non l'hai vissute guarda, le cose sì, dal primo momento, però te l'avranno riferito. Però sentendomi sempre con i fratelli Galletta e con altri compagni di squadra, loro era da inizio anno che mi cercavano per andare a Brancaleone, anche perché giustamente conoscevo l'ambiente. E io hanno capito che si poteva fare qualcosa già da dicembre, sì, quando hanno cominciato a fare investimenti tipo Matteo, poi anche adesso con il mercato di preparazione prendere me, fare il salto di categoria, perché dopo 5-6 anni di promozione vogliono sì, ritornare in eccellenza e fare questo regalo a tutta la comunità di Brancaleone. Ci sono due correnti di pensiero, Maurizio, sempre da persona navigata nel mondo del calcio, perché poi si ha paura, sotto un certo aspetto, di fare il passo più lungo della gamba, perché poi magari rischi di sperperare tanto denaro, di non riuscire a raggiungere gli obiettivi, e magari se ti fai qualche campionato più importante, un anno, due anni, poi rischi magari di naufragare. Invece c'è l'altra corrente di pensiero, che va pure insomma valutata meglio, tipo nel caso di Brancaleone, perché Brancaleone sono anni, 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 decenni che fa bene, promuove ragazzi un po' anche per le altre, però un contentino, è giusto ogni tanto insomma una facciata si faccia, ecco, in gioco con le parole, in campionati maggiori. Sì, è importante. Cosa pensi? Io penso che questo campionato è molto bello. Io ho allenato in promozione, seguo... però ho fatto una mia idea, importante, che l'ho detto l'altra volta in un'altra intervista, la dico anche questa. Questo non è solo un campionato dove ci sono le squadre fatte per vincere, è una squadra anche tecnicamente, tatticamente preparate. Io ho fatto in un'intervista, ho detto che secondo me le prime quattro non me ne vogliono gli altri mister, però conoscendoli hanno qualcosa, hanno dei mister molto preparati. Conosco mister Criaco del Brancaleone, che da anni che col Brancaleone, ecco, non ci dimentichiamo che è sempre là, sempre a Galletta, che fa la differenza, non sì, negare. Adesso con Matteo, che conosco, quindi è giusto che facciano questa insomma, ma è giusto perché da anni prova, che sono là, e però giocano anche a... Io sto guardando questo campionato, si gioca anche tatticamente e tecnicamente ben preparato, sì, come la Gioiese, sì, per me secondo me è un lusso avere mister Nocera in panchina, in promozione avere mister Nocera in panchina, e lo Sporting c'ha mister Pisano, che è un altro anche preparato, cioè, e poi ho visto adesso l'immagine dove il Capo Vaticano, secondo me in questo momento il Brancaleone è più in forma, sì, dei tre, sì, come la vede. Capo Vaticano era secondo me un po' la sorpresa, perché mister Soraci è anche il primo anno che è in promozione, sì, per lui è il primo anno che lei ha qualche giocatore di esperienza, come in porta Salvatore Piccolo, secondo me un lusso anche lui per la promozione. Ecco, in tutto questo secondo me se lo giocano, io ho dato le mie idee l'altra volta, se lo giocano i mister. Però valicare queste tre montagne è difficilissimo. Secondo me se lo giocano i mister, perché sono tutte e tre preparate e le squadre giocano bene. Benissimo, Bellecce ce l'abbiamo collegato. Saro, ci sei? Cioè, allora fatecelo sentire, Saro, ci sei? Allora, proviamo così in tempo reale. Sì, in dire... spero ecco, che mi sentiate. Saro, ma... prima di introdurti, ecco, con anche le conversazioni che stiamo facendo, gli argomenti che stiamo trattando, ma ti abbiamo visto in compagnia di Cosso, l'arbitro, quando? Ieri? Insomma, è una bella compagnia. No, stamattina. Stamattina. No, stamattina allo stadio abbiamo avuto la sorpresa di vedere Francesco. Abbiamo delle foto pure. Conosco da quando è nato, quindi... per noi è una grandissima soddisfazione sapere che nella città di Villa San Giovanni ci sia un arbitro così importante. Ecco. Ho avuto l'emozione con mio figlio, che ha giocato in serie, fino alla Serie C, ha fatto l'arbitro, prima ha fatto il calciatore della Villese e poi ha giocato. Ha fatto l'arbitro successivamente, e anche Francesco ha giocato qui a Villa San Giovanni nel settore giovanile, e poi ha scelto la carriera di arbitro, 17 lunghi anni, e oggi abbiamo la soddisfazione di vederlo arbitrare in Serie A. Sì, noi l'ha arbitrato a Bologna, anche... ieri era a Napoli, sì, il quarto uomo, fatto il quarto uomo, sì. Tempo fa l'abbiamo visto parlottare con Mourinho a bordo campo, era quarto uomo a Roma, sì, quindi... siamo molto molto felici come città di Villa San Giovanni, ma anche perché ne abbiamo un altro, devo dire, vigile, che è villese, sì, però è della sezione di Cosenza, e fa l'assistente in Serie A, e proprio domani sarà in campo di nuovo, quindi è una grandissima soddisfazione per noi villesi. Sì, ma no, per tutta la comunità Calabria, perché insomma regina, c'è penuria, sì, la città metropolitana
della Calabria tutto. Vabbè, speriamo presto che lo sia anche dell'Italia, che possa diventare a breve un arbitro internazionale. L'obiettivo è quello, no? No, ma ha fatto dei progressi incredibili Cosso, perché io lo dicevo anche, cioè, i nipotini, no? Insomma, adesso vanno a letto comunque. No, dicevo, Saro, noi Cosso lo vedevamo nei nostri campi, Roccella Ionica, fino a pochi anni fa, e io mi ricordo muovevamo anche delle critiche anche abbastanza pesanti. Invece adesso l'abbiamo visto arbitrare a Bologna la settimana passata, insomma, fare una bella prestazione, veramente un passaggio incredibile, una maturità incredibile nel breve torno di pochi anni, una sensazione per tutta quanta la Calabria in un momento in cui c'è penuria di arbitri. Poi magari questo argomento lo affronteremo, Gesualdo, con il presidente regionale, e anche come assistenti c'è poca roba in Calabria, brava gente ma poca roba. E hai toccato un tasto dolente, Io ogni domenica lo vivo come presidente della Villese sui campi di prima categoria, perché sai che quest'anno siamo ripartiti a Villa San Giovanni con una formazione di giovani, di ragazzi tutti villesi, 5 comunitari, abbiamo provato a ridare alla città una squadra, purtroppo giochiamo a Fiumara le partite ufficiali perché il campo di Villa è stato messo un po' in discussione, e la cosa ci fa molto molto dispiacere, non possiamo avere il pubblico amico. Il campo è sempre stato negli ultimi anni è sempre stato atroce. Agli amici, facciamo il calcio per passione, come è una nostra caratteristica, continuare in questo lungo percorso che ormai mi accompagna da più di mezzo secolo. Ho iniziato che ero ragazzino nel campo polveroso della Villese. Finirò la mia carriera da presidente, non so per quanto resisterò, speriamo di resistere il più a lungo possibile, almeno per quest'anno, poi si vedrà cosa succederà a giugno con le elezioni comunali. Speriamo che arrivi finalmente qualche persona illuminata e che possa pensare allo sport in maniera più compiuta, completa. Certo. Saro, purtroppo non abbiamo avuto grandi assessori allo sport in questa città, e questo mi dispiace molto, anche perché io istituzionalmente sono un nonno legato alle istituzioni oggi. 43 anni, 6 mesi e un giorno trascorsi al comune di Villa San Giovanni, chiaramente sono tanti, è una vita, per cui oggi non mi sento di puntare il dito contro nessuno, però la verità è che siamo rimasti al palo. Non credo che siamo i soli in questa provincia a rimanere al palo. L'impiantistica sportiva è un tasto dolente che andrebbe affrontato in maniera efficace, energica, con gente che c'ha qualità, che c'ha passione, c'ha valore. Voglio ricordare tra tutti, ho avuto il piacere di conoscere il sindaco Campisi, che so che è stato portiere dell'Ocri, mi hanno detto, dell'Ardore, e che sta dimostrando di essere un sindaco legato alla città, alla propria terra. Ha messo su una struttura con un matto da ultima generazione, e quello non può che fare piacere ad Ardore, che è un paesino da 5.000 abitanti, hanno un campo sportivo dove si può giocare. Allora, il Saro, problema grosso è riferito alla parola agibilità. Sì, Saro, fammi dire, intanto hai parlato di Ardore, probabilmente Ardore sarà presente settimana prossima. A proposito di settimana prossima, dovrebbe esserci con noi anche Olivieri, quindi magari facciamo una capatina anche con te, perché gli argomenti riguardo la categoria li conosci abbastanza bene. No, forse non lo sa, lo sai, Saro, che c'è Olivieri, Saro, no? Lo sai che viene a Caolonia, Saro? Lunedì? Arezzo. Lo sai, no? Sì. Lunedì 28. Non l'hai saputo? Ci senti, Saro? Senti? Sì, io vi sto sentendo. No, dicevamo, c'è Olivieri. C'è Olivieri settimana prossima. La prossima settimana mi farà molto piacere magari sentirlo. Sì. Pure esserci, perché no? Come vuoi. Noi ci conosciamo bene con Renzo Olivieri, ci conosciamo bene, tantissimi anni assieme. Ora c'è stato uno stop fino a maggio scorso, sono stato il presidente in prorogazio in carica, poi non mi sono più presentato alle elezioni, pur essendo candidato, non ho votato, abbiamo dato via al nuovo corso, abbiamo dato campo libero
ai nuovi allenatori, che speriamo facciano bene, allora, che facciano sicuramente meglio di quanto noi non abbiamo fatto. Sono sicuro, Saro, che saranno in grado e all'altezza di fare meglio. Rimani con noi, perché noi stavamo parlando di promozione, però non voglio continuare a parlare di promozione adesso, lo faremo più tardi anche con te, perché non ti ho sentito a tal proposito, perché dobbiamo andare al calcio a 5 femminile. Oggi noi le ospitiamo con la presenza in studio di Maurizio Maio, il direttore generale, anche perché abbiamo dei collegamenti e non possiamo farli a mezzanotte, già la giornata è particolare, San Valentino, quindi se poi chiamiamo pure tardi facciamo doppia brutta figura. Però vorrei introdurre l'argomento intanto parlando un po' della storia della Segato, Segato Women Melicucco. Sì, vabbè, prima c'era, noi ci chiamavamo Polisportiva San Nicola Melicucco e facevamo la Serie C. Poi è nata l'idea di fare insieme alla Segato Calcio di Reggio Calabria, che fa solo scuola calcio a alti livelli. Abbiamo fatto una fusione insieme, abbiamo fondato questa Segato Women Melicucco con le ragazze tutte di Melicucco. All'inizio abbiamo cercato di portare avanti e di fare un campionato federale, perché prima si facevano sei campionati, non niente togliere, però questo è un altro campionato, un altro. Poi l'anno scorso avevamo tentato 3 anni fa veramente di salire di categoria e il Covid ci ha fermato, eravamo 3 squadre prima in classifica, giustamente la squadra che poi con la differenza reti era più avanti, è giusto che saliva la squadra che era più avanti. Allora, ci sono aspetti positivi e aspetti negativi come in ogni cosa. Allora, poi, allora, intanto gli aspetti negativi, vorrei collegarmi a quanto diceva Saro, che insomma è un po' la croce, il campo sportivo a Villa, si fanno sacrifici ma non si possiede una struttura in loco. Lo stesso problema avete voi, perché siete ospiti a Polistra. Sì, e un'altra cosa, un paio di cose e poi ti faccio un paio di assist, così ti lascio poi. E poi un'altra cosa che vi contraddistingue intanto è la geografia, perché c'è la piccola Melicucco in mezzo a tante città, perché in A2 si tratta di città, ecco, si gioca contro delle città, dei blasoni, contro, si va a giocare in palazzoni, palazzetti dello sport, ma insomma di grandissime dimensioni. E poi un'altra cosa che vi contraddistingue, cioè voi siete tutti calabresi, invece nella categoria noi vediamo che sono tutte delle internazionali, perché si ha grandi livelli e quindi ognuno approvvigiona, accosta elementi provenienti da ogni parte del continente e anche di altri continenti, invece voi Calabria. Sì, sì, noi, come diciamo, noi siamo ospiti e dobbiamo ringraziare, da 2 anni che siamo ospiti al Palazzetto dello Sport di Polistena, perché non avendo il palazzetto a Melicucco dobbiamo andare a Polistra, ma non è lontano, però anche le squadre, noi dobbiamo dire grazie a tutte le squadre di Polistena, perché ci danno la possibilità di fare gli allenamenti e di giocare. C'è il discorso, perché, anche al condominio. No, ma è tutto, giustamente, anche loro hanno i loro campionati, e questo ci ha permesso di fare questo campionato, se no non lo potevi fare. Come hai detto tu, giochiamo con delle grandi realtà. Noi domenica scorsa, 3 domeniche fa, siamo andati a giocare contro la Salernitana e siamo entrati in un palazzetto dove c'erano gli ultra, diciamo, no? È stato bellissimo. Abbiamo perso 4-3 all'ultimo 30, è inutile dirlo perché fa male, a 3 secondi dalla fine abbiamo sbagliato il rigore del 4-4. Diciamo che se abbiamo fatto la squadra per rimanere come primo anno in A2, come diceva tu, Melicucco è un paesino piccolino ma ha una grande società dietro, con il presidente Cassalia, con il direttore sportivo Ventre, il mio grande amico che ci dà una mano, ha un grande gruppo, ha un dirigente che secondo me è l'anima. Possiamo già chiamare Martina, sì, portiere, abbiamo così, un dirigente che secondo me è l'anima di questo gruppo, che è Carmen Reganati, che tiene collante della squadra e della società. Abbiamo fatto un grande investimento, perché per restare in A2 deve avere un grande mister, e secondo me abbiamo, come ce lo dicono tutti dove andiamo, abbiamo uno dei più bravi mister che c'è in circolazione, che ha vinto di tutto, che è il mister Mardente, che ci sta facendo alle nostre ragazze fare un salto di qualità, perché se adesso guardiamo la classifica e vedere la Segato Women Melicucco in zona playoff è qualcosa di immaginabile. Che si sognava, sì. Cioè, noi, il nostro sogno è arrivare il più presto possibile alla salvezza. Abbiamo preso l'idea di far giocare le ragazze
diciamo, noi abbiamo ragazze di Reggio Calabria, di Bagnara, molti di Palmi, tutte ragazze di qua, perché secondo noi sono anche loro capaci di giocare in Serie A 2, sì. Come fa, non devo dirlo, un grande lavoro questo ha fatto sempre il Cusco Cosenza. La premialità anche al movimento, sì, che insomma, il Cusco Cosenza è un'altra galleria, e noi abbiamo preso l'idea di quella. Abbiamo anche noi la nostra straniera, perché abbiamo Grecia Fontella, sì, diciamo la verità Napoli. Tutta quanta, cioè, sì, c'è giusto qualche dir, cioè, però, così come anche Martina, che tra poco sentiremo, sì, infatti, Martina, mi sembra, sì, sì. No, ha vinto lo scudetto Martina, però una ragazza di Bagnara, hanno accettato di giocare con noi, c'è Martina? Sì, la stanno chiamando, allora prego. Dico, è una bella realtà, io invito a essere seguita dalle persone, ma noi ci abbiamo molte... Diamo un po' di appuntamenti, quando giocate? Noi domenica, cioè, adesso giochiamo domenica con Rio Nero, è uno scontro playoff per noi, i giornali lo chiamano scontro playoff, per noi è uno scontro pari punti per la salvezza, però è un bello, giochiamo domenica alle 17 al Palazzetto Polizia e siamo molto seguite, e saluto perché anche qui a Roccella c'è una squadra di calcio 5 femminile, sì, sì, che fa campionati amatori, che vengono a vedere le partite, c'è un bel movimento, diciamo che, come hai detto, la cosa importante è ti confronti con ecco città. La geografia, appunto, stavo per chiederti, direttore, la geografia con città, va a giocare giochi delle città Napoli, importanti, Napoli, con il Napoli, gioco con la Salernitana, giochi con l'Erpina, che sarebbe l'Erpina Avellino, che è la squadra che sta, diciamo, non so se magari io voglio mettere il dito nella piaga, sì, la prima cosa che mi chiedo, ma Melicucco dov'è? Cioè, mi fanno questa domanda, magari ci rischia, insomma, sì, sì, ma dove si trova? Però diciamo che la cosa che è bello è che poi parlano, quando dici giochi a Polistena, è bello dire, perché conoscono la bella realtà della Comar Polistena, che fa la Serie A, ieri ha fatto una grande vittoria andando a vincere a Catania, anche di calcio a 5, conoscono il P5, che è un'altra bella realtà di sempre di Polistena, allora piano piano cominci a conoscere, è una bella realtà. C'è Martina? Perfetto, Martina, ci senti? Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Grazie, grazie per esserti, una serata particolare questa, la dicevamo, però guarda che il direttore ci ha promesso, ecco, che vi porta in studio, ecco, alcune, non proprio tutte, non proprio tutta la squadra, perché manco già entra nello studio, perché ecco, in una delle prossime puntate. Intanto, ascolta, facevamo questo discorso con Maurizio, il direttore, poc'anzi, ecco, la piccola Melicucco in questa geografia importante, in questa categoria. Ecco, ma anche tu vuoi dire che hai un trascorso importante, come ti trovi nella piccola, io non vorrei osare esagerare, Melicucco, non vorrei che averne, insomma, di critiche anche domani sotto questo aspetto, come ti trovi a Melicucco? Allora, considera che fin quando non ho iniziato a giocare per la Segato Melicucco, non sapevo nemmeno dove fosse Melicucco, nonostante comunque io vivessi a un paio di chilometri. E per quanto riguarda l'ambiente, è un ambiente sereno, tranquillo, comunque, cioè, mi trovo bene, la gente di Melicucco molte volte viene a seguirci anche a Polistena, nonostante comunque noi non giochiamo ancora a Melicucco, però siamo calabresi, quindi il calore c'è sempre. Ecco, un bel gruppo, anche questo si diceva con il direttore, ragazze, insomma, amiche, molto amiche, sì. Che gruppo è? Forse è stato, diciamo, il punto di forza di questa squadra è appunto il gruppo. Non è facile in una squadra con tante persone andare d'accordo, quindi andare d'accordo sia fuori dal campo sia all'interno del campo ci permette anche di poterci fidare l'una dell'altra, di poter lottare l'una per l'altra ancora di più. È nato questo gruppo, è ormai sono praticamente 2 anni, con Maurizio magari anche di più, 3-4 anni, che è nato, però piano piano ogni anno c'è qualche innesto, c'è qualche nuova persona che viene accolta in questa grande famiglia ed è una cosa bella. Un'ultimissima, Martina, nel senso, tu hai un doppio ruolo, quello di portiere, beh, ovvio, ma anche quello di far da chioccia, perché è un campionato importante, tu hai delle esperienze, un trascorso importante, però ci sono tante ragazze che non hanno tutta questa esperienza, quindi un po' devi dire loro e consigliare loro tantissimo ad ogni gara. Accade questo? Sì, è un po' la mia missione in questa squadra. Lo immaginavamo. Ovviamente,
Sì, cerco di fare del mio meglio per quanto riguarda il ruolo del portiere. Poi come chioccia, come appunto hai detto tu, è normale che cerco di portare la mia esperienza. Faccio un po' come hanno fatto tutte quelle ragazze con cui ho giocato negli anni passati, quando io sono arrivata nelle tutte le scuole in cui ho giocato, ero quasi la più piccola, no? Quindi mi hanno dato degli insegnamenti, dei consigli, e sono questi che io cerco di trasmettere anche alle ragazze più piccole, soprattutto alle ragazze meno esperte. Grazie Martina, grazie e a presto. Grazie a voi, Martina. E grazie per studio. La possibilità e la visibilità che ci date, perché è molto importante per il nostro sport, per il nostro movimento e soprattutto per la nostra squadra. Grazie Martina, a presto. Una buona serata. Buona serata. A presto. Saro, allora veniamo a te, Saro Bellè, ricolleghiamoci con il nostro Saro per sentirlo anche a proposito di promozione. È un bel campionato, però ieri abbiamo avuto anche delle importanti indicazioni, non fosse altro per la ragione che si incontravano le prime quattro. Sì, è vero, ieri lo scontro al vertice che vedeva nella prima parte della gara la Gioese vincere 4-0 contro lo Sporting Club, un risultato eclatante, enorme, incredibile, poi però quasi ribaltato nella seconda parte della gara, lo Sporting Club ha reagito alla grande, la partita è finita 4-3, quindi già la Gioiese finalmente dimostra di poter scappare, anche se il campionato è ancora molto lungo, ogni partita ha una storia a sé, bisognerà fare i conti anche con le squadre che lottano per non retrocedere, quelle sono più insidiose, più pericolose. Ricordo che la Gioese non più tardi di 4 settimane fa perse in casa con il San Giorgio, a sorpresa, è stata matata proprio da una squadra regina che io ho il piacere di vedere perché giocano i miei due nipoti, Luca e Michele Bellè, quindi conosco bene il San Giorgio, l'anno scorso ci giocava mio figlio, quest'anno invece fa il nostro capitano e allenatore nella Villese, quindi perché se no il San Giorgio con qualche difensore in più e qualche giocatore in più che è venuto meno, manca Laurenti, poteva essere la sorpresa quest'anno. È una squadra giovane, una squadra che riesce a far bene, così come ha fatto bene fino ad oggi, ed è lì lotta per fare i playoff. Un'altra cosa, Sara, un'altra cosa, lo si diceva anche con Leone, voglio dire. Un'altra cosa, Saro, lo si diceva con Mister Maio, promozione ma anche prima categoria. Se ti ricordi, noi ci avevamo visto male perché dicevamo che poi alla ripresa, dopo questo Covid, moltissimi avrebbero rinunciato, lasciato, si sarebbero persi dei vestigi calcistici, molti presidenti si sarebbero un po' allontanati, e invece poi alla riapertura abbiamo visto, parliamo di promozione ma anche nella prima categoria che tu conosci benissimo, essendo il presidente appunto della Villese, anzi un girone D quest'anno di così alto valore come io non me ne ricordo, voglio dire, perché abbiamo delle nobili decadute, abbiamo squadre che hanno investito tantissimo, presidenti che hanno fatto insomma faville eccetera eccetera. Ecco, ci siamo sbagliati, in realtà c'è tanta qualità in questa nuova annualità, in promozione e in prima categoria. Beh, sicuramente il blasone delle squadre che militano nel girone D di prima categoria è un blasone importante che non è uguale neanche nei due campionati di promozione, perché vedere squadre come il Siderno, il Polistena, il Taurianova, la Palmese, la Deliese stessa, Bianco, dico la Villese che è sempre stata in altri campionati, è chiaro che fa piacere anche perché ti vai a scontrare con realtà che hanno avuto il grande calcio a livello regionale. Oggi è chiaro che è un po' tutto cambiato, i ragazzi non sono più come quelli di una volta. Ieri abbiamo giocato a Pellaro contro una corazzata, una squadra che insiderà il primo posto sia alla Deliese che alla Palmese, a 5 argentini in campo. Peccato, c'è stato un bruttissimo infortunio per Figara,
che ha avuto una distorsione violentissima alla caviglia, si parlava di tibia rotta, invece probabilmente una distorsione alla caviglia enorme con qualche rottura di legamento, se ne saprà più nei prossimi giorni. Certo. Faccio tanti auguri al capitano del Pellaro Ficarra di una pronta guarigione. Ecco, ci sono squadre, anche l'Ardore stesso, anche se argentini in campo, cioè anche questo modo di fare calcio a livelli dilettantistici rivolgendosi al Sud America è una novità in assoluto, vale anche per la promozione e l'eccellenza. Certo. Ormai è diventato il calcio dilettantistico, non più il calcio di una volta riservato solo ed esclusivamente ai ragazzi del paese. Oggi invece i confini si sono allargati e devo dire che trovi dei ragazzi, noi ne abbiamo 5 che sono comunitari, che se potessero fare solo i calciatori, avessero le famiglie alle spalle, sicuramente farebbero bene, 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 bene. Purtroppo bene. Devono lavorare e spesso ci ritroviamo che non li abbiamo durante la domenica, perché appena trovano una giornata di lavoro vanno a lavorare. È chiaro che benissimo, e questo ovviamente, fa crescere anche i ragazzi locali, perché c'è il confronto. Ma i ragazzi locali, Oggi ho delle forti perplessità, perché ci sono stati 2 anni di buio dovuti al Covid. Vabbè. Quindi abbiamo dei ragazzi del 2004, 2005, 2006 che purtroppo sono spariti. Sì. Gli manca il calcio e il campo da 2 anni, per cui noi abbiamo grandi difficoltà. Abbiamo messo su una squadra allievi con 30 elementi e cerchiamo di tirare fuori qualche ragazzo, ma credetemi, è veramente un'impresa, è difficile poter fare alle nostre latitudini con questi problemi legati all'impiantistica, che afferiscono non solo la sfera della mia città, ma afferiscono un po' tutta la provincia di Reggio Calabria, specialmente sulla Ionica. Leggo che il Bovalino gioca ad Ardore, che il Gioiosa gioca a Monasterace, cioè a Roccella. Insomma, è assurdo, è incredibile, è inconcepibile che si possa continuare nella nostra regione, dove abbiamo fior fiore di ragazzi che potrebbero vivere e crescere in un ambiente sano, in un ambiente accogliente, certo, in un ambiente se poi, inclusivo. Anche se poi a un certo punto ti abitui, anche come nel caso del Melicucco che va a Polistena, però diciamo le difficoltà ci sono sempre. Fermati, Sara, che sei sempre un fiume in piena. Sì, abbiamo conservato l'entusiasmo dei dirigenti, ma effettivamente, come diceva Saro, delle perdite anche clamorose. Ci sono stati i ragazzi in età cruciale per quanto riguarda la propria formazione. Sì, però tornando al discorso di prima, Gesualdo, però alla fine una sola salirà. E quindi che peccato sarà? Di quali proporzioni? Perché poi tante ovviamente dovranno continuare a fare la prima categoria. Per me è tutto un peccato, perché sai benissimo che già la penso così, partendo dall'eccellenza, dove tutte le squadre dovrebbero avere ragazzi che crescono nel settore giovanile o elementi che sono del posto e fanno di tutto per far crescere questi ragazzi del settore giovanile. Quando sento che addirittura anche in prima categoria 10 elementi che vengono dall'estero, vengono da fuori, la cosa mi lascia veramente perplesso. Io, se fossero ragazzi nati nel posto dove ne fanno parte è un conto, ma che io devo andare a prendere ragazzi dall'Argentina o dall'estero per giocare in categorie naturalmente dilettantistiche, cioè è una cosa che non apprezzo assolutamente. Sarà anche di necessità proprio, virtù fatta. Assolutamente, insomma, anche se questo. Sono squadre, come abbiamo parlato prima, Taurianova, Palmese, tutte squadre che dovrebbero fare di tutto e fare bene, ma con ragazzi del posto. Sì. Io una volta sono stato veramente entusiasmante. Nella domenica sportiva hanno parlato di una squadra della provincia in Toscana, dove l'hanno elogiata alla grande, perché tutti i ragazzi che facevano parte di quella squadra erano tutti ragazzi del posto. È questo che dovrebbero fare tutte le squadre dilettantistiche. Non la faccio a te, non faccio con te questa osservazione perché ti scandalizzeresti, invece la faccio con una persona navigata quale Maurizio Maio, sempre a proposito insomma di tante che si attrezzano per vincere il campionato, ma ai suoi tempi, posso usare questa direttore Maurizio, all'inizio campionato, cioè in estate, c'erano quei presidenti che anche parlavano tra di loro, nel senso c'erano una, due squadre che erano destinate a vincerlo questo campionato o a lottare per vincerlo, e poi le altre che si adattavano, dicevano nell'anno nostro.
Guarda, io siamo impopolari, però cose che accadevano, diciamo la verità, nient'altro la verità, sulla verità, come si fa in tribunale. Io ti posso dire che ho avuto la fortuna di giocare in promozione all'età di 16 anni. Una volta accadeva questo. Però c'era una cosa che io ho sempre detto, qualcuno mi ha dato. Parliamo un'altra lingua rispetto a quella che parla Gesualdo, però accadeva questo. Però dai. Io ho un'idea, non è che sono contro i fuori quota. Oppure sì, fuori quota no. Io vedo che adesso ci sono i ragazzi che, perché parliamo, ci sono i ragazzi che, sapendo che è dura qui da noi, sapendo che devono giocare, molti ragazzi dicono tanto devo giocare con tre fuori quota, tre testa in panchina, esco, non hanno quella voglia. Io mi ricordo che ai miei tempi, sono nato sotto la guida di Mister Varrà, venivo a giocare a Locri, c'era Mister Stivala, cioè era un altro, e noi ragazzi crescevamo con un'altra mentalità. Io ho detto sempre, se sapevi giocare giocavi, se no a 16 anni in promozione non giocavi, a quei tempi, perché era promozione interregionale, l'eccellenza non esisteva, e giocavi, io mi ricordo che in promozione venivamo a giocare da questa parte che ancora non c'era la superstrada, lo posso pure dire, e giocavi contro Locri, Siderno, Bovalinese, Gioiese, Palmese, c'era un campionato di promozione, la Serie C, c'erano le squadre che si lottavano. Io mi ricordo che un anno c'era, erano l'ultime tre partite, c'erano le predestinate, no? Questo, no, era l'anno, le ultime tre partite, adesso vorrei fare nomi, però Siderno e Gioiese là, che si gioca, erano campionati come quest'anno bellissimi, era un'altra media. Come hai detto tu, molti presidenti dicono che me lo fa fare, risparmiamo, facciamo un bel campionato, una bella squadra, ho visto delle belle squadre, ti dicevo, ho visto le belle squadre, ma delle grandi realtà, no? Perché adesso qui c'è il Brancaleone, ma il Brancaleone da anni che fa questa linea, crescendo come in prima categoria. Voi dicevate delle squadre, la Torrinovese è tutta formata di gente, dei ragazzi di Torrianova, il Polistene è uguale, li conosco perché sono vicino a me. Perché dice che è cambiato, che non è come quando giocavi tu? No, è cambiato la mentalità dei ragazzi, perché i ragazzi, secondo me, è cambiata la mentalità dei ragazzi, perché i ragazzi una volta, se erano bravi, gli allenatori li facevano giocare, perché erano tutti ragazzi del posto ed erano ragazzi naturalmente che crescevano nel settore giovanile. Bravo. Adesso i ragazzi si stancano perché sanno che, pur essendo bravi, non giocano in prima squadra, è difficile, fanno giocare solo quelli fuori quota che hanno l'obbligo di farli giocare, però non va bene, non va bene, ecco il motivo per il quale i ragazzi non ci credono e non si impegnano come ci impegnavamo noi, tutto qua. Fatemi dire, in beneficio di chi si pone sul da poco alla visione del nostro tutti in campo, lì di tanto in tanto viene inquadrata una sedia vuota, perché stiamo aspettando sempre Rocco Calandruccio, una speranza che ci raggiunga prima che finisca la trasmissione. A proposito di gruppo, che gruppo ha incontrato? Tu sei da un paio di settimane, io già, come ho detto prima, io già ero stato a Brancaleone. È un gruppo formato tutto da gente di Brancaleone. Ci siamo solo io e Matteo Carbone di fuori e un argentino. Poi sono tutti ragazzi del posto, specialmente sono di Brancaleone stesso. Ci sono due o tre under che sono di Africa, penso. E poi non ci sono, siamo tutti del posto. Diciamo. Società robusta che pronta per fare l'eccellenza. Società robusta che punta al salto di categoria, proprio perché dopo tanti anni vuole ritornare all'eccellenza. Perfetto, allora andiamo adesso, facciamo una cosa, perché poi non dobbiamo manco rischiare di fare l'esatto contrario anche delle volte passate, cioè quindi non concedere spazio o poco spazio alle altre categorie. Andiamo, già che si faceva anche cenno, anticipavano già qualcosa, ma riguardo il passato sull'Locri, andiamo proprio al servizio Locri Morrone e andiamo a fare una capatina in eccellenza. Locri Morrone. Mancini e i suoi ragazzi ipotecano il sogno stagionale con una vittoria sulla diretta inseguitrice ed un vantaggio che si concretizza in 12 punti. I numeri di partenza però erano ben altri, rifacendosi al bottino gol dei marcatori e alle rilevanti prestazioni degli atleti. Leto allora si sente subito chiamato in causa e al quinto sblocca il risultato con una magistrale punizione.
Più acceso del match risulta Romero, intenzionato a proseguire la sua striscia positiva, ma la botta da fuori aria la scaglia Carella al 13° e Andreoli è costretto a stendersi verso l'alto per assicurarsi che la sfera sia davvero oltre la traversa. Al 20° Andreoli la toglie dallo specchio e la palla di Leto dal terzo turno dalla bandierina. La Morrone allora esce fuori il 25° con Trombino, ma è l'azione degna di nota. Gli Amaranto di Cosenza avanzano triangolando lungo la tre quarti. L'ultimo colpo lo scodella proprio Trombino dal centro al limite dei 16 metri. Dopo 28 minuti Locri trasforma una punizione la cui palla è ciccata in aria, ma la ripartenza fuori dalla stessa e sul recupero di Capitano Aquino favorisce la conclusione di Dodaro, ancora fuori. Al 31° Carella è a tu per tu con Andreoli che gli toglie la sfera dallo specchio con la cosiddetta punta dello scarpino. Infortunio di gioco per Guerrisi dopo la mezz'ora della quarta gara da titolare per lui, dopo 9 partite in cui è subentrato e solo 5 senza aver fatto ingresso in campo. Il Locri non è pago, continua l'offensiva, al 41 Leto si fa servire da calcio d'angolo per disegnare una parabola che non trova lo specchio. Più fortunato il prossimo corner, il nono, la cui trasformazione avvia una serie di scambi ordinati che trovano Capitano Aquino in discesa sicura, come la sua ribattuta, infatti è raddoppio prima della pausa. La ripresa avviene in stile con Trombino, Misuri e Prete a giocare tra le linee e i varchi di una difesa locrese che, pur intervenendo, non evita però la palla assist su cui fa velo Prete per la conclusione più comoda di Misuri. Niente da fare, Gagliardotto si stende. Dopo 9 minuti Trombino si esibisce su palla inattiva. La posizione è eccellente, altrettanto il tiro mirato all'angolino, ma Gagliardotto ancora una volta si supera. Una serie di cambi rinfrescano gli assetti e al 33° è ancora assalto alla porta locrese. Trombino e Cardamone tentano il colpo 2 volte di fila, ma neanche Barbieri, su sviluppo di un corner, riesce ad inzuccare alla perfezione. Al 43° Nicoletti e Misuri duettano in aria di porta, ma Gagliardotto chiude la gara con la porta inviolata, mentre su capovolgimento di fronte Romero insacca sotto il corpo in tuffo di Andreoli. Coach Pasquale, allora il Locri arriverà in Serie D con un anno di ritardo? Arriverà in Serie D, certo, già può... Lo spieghi tu questo mio anno di ritardo oppure lo dico io, no? No, perché già lo scorso anno... Lo scorso anno, va bene, diamo la colpa al Covid. Beh, certo, non è proprio la colpa propria in questo senso. No, ma il Locri è uno squadrone, per l'eccellenza uno squadrone. E che facesse così tanto margine, tanto largo con le inseguitrici, te lo aspettavi pure? Diciamo in sì, questa fase del torneo ancora? Sì, me l'aspettavo perché l'ho vista, ci ho giocato contro e ho visto uno squadrone, non c'è niente, anche do dare anche i meriti al Morrone, che potesse andare in fuga, che ha fatto un bel campionato, però solo il Locri ormai può perdere il campionato. Ah, so, a questo punto sì. Invece la Morrone, mister Maio, continuo a chiamarlo mister perché insomma per affetto, voglio dire, direttore generale in questa sede, la figura appunto di direttore generale della Segato Woman Melicucco, ricordo per chi si ponesse solo da poco alla visione. Ecco, invece la Morrone che nel girone di andata vinceva 4, 5, 6 a 0 addirittura con risultati anche tennistici, questo tratto sta deludendo, cioè perde in casa con Reggio Med, va a Locri e non è che insomma faccia questa così tanto da antagonista. No, all'inizio dovevamo dire che grazie alla Morrone forse un po' il campionato del girone di andata. Ah, la vogliamo ringraziare piuttosto che... No, secondo me Locri aveva già vinto. Magnanimo. Aveva già vinto il campionato. Però giustamente, come è stato detto prima, forse erano queste le due partite che la Morrone poteva dire la sua. Però secondo me ha incontrato Locri. Si è messa subito in un cantuccio. E anche il Mediterraneo a Reggio Calabria la vedo molto superiore. Il Morrone è stata, l'ho vista come una sorpresa fino a un certo punto. È una bella squadra, una bella realtà, sì, tutto, cioè. Però poi i valori sono usciti fuori e Locri secondo me è di un'altra già categoria. Perfetto, vediamo la grafica cortesemente, così vediamo anche le altre cosa hanno fatto in questo turno, campionato di promozione, vediamo i risultati intanto di questo turno, arriva il quadro,
Altrimenti andiamo avanti. Andiamo avanti? Allora, per il resto, insomma, ci sono delle squadre in enorme difficoltà, tipo la Bovolinese. Io vorrò presto parlarne con dei dirigenti, magari abbiamo già tentato di avvicinarli. Un campionato che ci farà stare un pochino lontano rispetto fra chi vince il campionato. Anche qui all'inizio era un po' una favola il Bovolino, no? Perché avevano mille difficoltà, non sapevano se si fossero iscritti o altro. Beh, certo, campo, la struttura. Tante difficoltà, però nonostante queste difficoltà si è ritrovato a giocare. Ecco qui, fammi leggere, scusa, Acri Paolana 1-1, 2-0 del Gallico su Soriano, 2-1 del Gioioso sull'Isola, 3-0 Locri Morrone, Reggio Med, Cotronei 3-2, Scalea Boca 1-0, Sersale Bolognese 3-1, Stilo Roccella 2-0. Vediamo dopo 19 turni la classifica: a 50 il Locri, Morrone 38, Reggio Med 36, Paolana 31, Sersale 29, Scalea Gioiosa 28, Acri 27, Soriano Stilo 26, Isola Gallico 21, attenzione Cotronei Boca 20, Bolognese 14, Roccella 6. Ricordiamo pure, aggiungo io, che c'è quel margine, insomma, da osservare, altrimenti manco fai play out. Ma infatti è quello che ti dicevo, perché è un campionato questo dove ormai, come dicevamo prima, il Locri non ha più nessun problema, dovrà pensare solo all'anno prossimo alla Serie D. Mi auguro che pensi, come abbiamo parlato spesso, dicendo che una squadra che vince si ritrova a 12 punti di vantaggio sulla seconda, non deve assolutamente commettere l'errore di andare a prendere chissà quanti giocatori, perché si ritrovano l'anno prossimo in Serie D. Anzi, basta uno o due giocatori al massimo, e una squadra che vince il campionato d'eccellenza come lo sta vincendo sicuramente farà bene anche in Serie D. Per quanto riguarda invece la retrocessione, è ovvio che è un campionato diverso, dove, a parte la retrocessione del Roccella retrocessione diretta, e la Bovolinese che ha mille difficoltà perché si ritrova solo a 14 punti, le altre sono 4-5 squadre che dovranno lottare per evitare i play-out, cosa che non è assolutamente semplice, perché è un campionato veramente molto molto impegnativo. Tu mi parlavi della Bovolinese, sì. La Bovolinese aveva avuto mille difficoltà perché non si allenava a Bovolino, si allenava a Bianco, non giocava a Bovolino, giocava a Locri. Adesso Locri, ultimamente porto, sì. Però io ho sentito, ho ascoltato e ho visto quello che sta succedendo, gioca ad Ardore che è come se giocasse a Bovolino, si allena a Bovolino mi pare, o a Bianco, a Bianco. Però ho visto che col calciomercato non ho fatto altro che fare arrivare giocatori in continuazione, quindi da come erano partiti, che tra l'altro la posizione, la fase non delicata, non era questa da mister come adesso, e invece nonostante tutte queste molte difficoltà che ha, ce l'ha, nonostante abbia portato a casa tanti elementi che avrebbero dovuto fare sicuramente meglio di come stanno facendo. Bovolinese, fermiamoci qua perché abbiamo il servizio Sersale Bovolinese e poi torniamo da Saro. Sersale Bovolinese. Di questa sfida che si apre dopo 7 giri di lancette con la punizione di Libri in bocca. A Parrottino agile la presa dell'estremo difensore sersalese al 12° cross di Tutino, allontanato dalla retroguardia e la Bovolinese sui piedi di Comito che calcia mandando però alto sulla trasversale. Si sblocca il parziale un minuto più tardi al 13° lancio parabolico di Torchia per De Fazio che con un diagonale mancino manda in rete per il vantaggio degli uomini di mister Saladino. Sersale che mette la freccia grazie al gran mancino di De Fazio che va a prendersi gli applausi meritati del proprio pubblico. Al quarto d'ora non accenna a desistere il Sersale, palla di Torchia per Russo che ci prova alla distanza mandando al lato. Ci riprova la Bovolinese sempre e solo da calcio piazzato al 16°, ancora imprecisa però la mira di Libri. Al 19° torna allora ad affacciarsi in avanti la formazione di mister Saladino, gran palla messo dentro dal match winner sin qui De Fazio, su cui si avventa De Zai, manda dentro ma l'arbitro ferma tutto per presunta posizione di offside, annullata la rete del raddoppio giallo-rosso. Ci riprova allora il Sersale al 21°, ripartenza guidata da Grandinetti, ancora per uno scatenato De Fazzi che serve Russo, prova il mancino, si stampa in pieno sulla traversa il tentativo del numero 9 giallo-rosso,
Bolinese che prova ad affacciarsi in avanti al giro di boa, la prima frazione di gioco, disimpegna errato della difesa del Sersale che favorisce il recupero di Libri, calcia mandando di poco sopra la traversa, lo stesso Libri si fa notare da calcio piazzato allontanato dalla retroguardia sersalese sui piedi di Saliu che calcia da buona posizione sciupando una grande occasione per la compagine della Locride al 29esimo, cross dalla destra di Verteramo che termina a Giorgi che fa partire un gran destro, bacia la traversa e si insacca in rete per il pareggio della compagine Locridea. Giorgi risponde all'iniziale vantaggio di De Fazzi, tutto da rifare per gli uomini mister Saladino e non si perdono d'animo. Corner dalla sinistra di Comito che pesca la deviazione vincente di Tassoni, manda in rete, risposta immediata del Sersale con la rete di Tassoni che permette ai giallorossi di riportarsi in vantaggio. Al Ferrarizzi c'è ancora tempo per un'ultima occasione in favore dei giallorossi con Comito che appoggia per uno scatenato De Fazio, mette dentro un cross alleggerito alla retroguardia della Bovalinese sui piedi di Pascuzzi che arma il destro, termina però di poco fuori, duplice fischio del direttore di gara, squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale e 2-1, le marcature di De Fazio e Tassoni intervallate dal parziale 1-1 di Giorgi. Passiamo allora alle nostre immagini al fine della ripresa che si apre col tentativo di Russo, potente ma non preciso, al 57esimo, corner messo dentro dalla destra sul quale non arriva per questioni di centimetri e di millesimi di secondi De Zai. Al 58esimo la gran punizione di Nestico, manda i titoli di coda su questa sfida, riesce solo a toccare l'estremo difensore della Bovalinese, Sersale 3 Bovalinese 1, anche Nestico sul tabellino dei marcatori, lo stesso Nestico mette dentro per Russo che cerca il gol della domenica con questa azione di Scorpione. Quando può iniziare la girandola di cambi per mister Saladino, entra Menniti per Tutino al 77esimo, 7 minuti più tardi anche Domenico Talarico per Grandinetti, scampoli di gara per Borelli che rileva Comito al 90esimo, segue solo il triplice fischio del direttore di gara, game over tra Sersale e Bovalinese 3-1, il risultato definitivo grazie alle reti di De Fazzi, Tassoni e Nestico. Saro, mi senti? Allora, sulle due, Sersale Bovalinese, una che sta facendo bene da diversi anni, una squadra insomma posata, stabile mentalmente, atleticamente, e l'altra che insomma si sapeva doveva fare i miracoli, però i miracoli spesso non riescono. Poi, come dicevi tu stesso, hai anticipato senza che io ti chiedessi niente, come si fa nel 2022 a allenarsi in un luogo, giocare in un altro, e come fai ad appassionare la gente del luogo, insomma è tutto complicato. Cosa pensi delle due? Beh, quello che ho detto prima vale, perché è inconcepibile poter pensare di giocare una squadra di tradizioni gloriose. Io ricordo di aver esordito a Bovalino, non dico negli anni 60, quindi non sono un ragazzino, quindi ricordo che perdemmo con un gol di Gigi Frascà, quindi mi marcava un certo Porco, si chiamava così, ed era un giocatore incredibile, era un giocatore, faceva paura solo a vederlo. Allora si giocava in un campo interno, sì. A distanza di 50 anni è inconcepibile che non si possa continuare a giocare in un campo dove è giusto che una comunità così grande come quella di Bovalino, che ha 11.000 abitanti, debba poter far crescere i propri giovani. Perché vedi, Gesualdo, hai ragione tu quando dici che ognuno dovrebbe far crescere e far giocare i giovani del proprio paese, ma ormai è difficile che i giovani del proprio paese possano giocare nella propria città perché non ci sono gli impianti sportivi. Gesualdo, tu ne sei testimone oculare, tu vivi in una realtà dove è baricentrica rispetto a tutta quella che è la realtà locridea, dove tanta gente viene da te per imparare a giocare, però poi non sa dove andare a giocare, perché è vero che ci sono società che si ubriacano e poi falliscono dopo 3 anni prendendo gente del Sud America, del Brasile, ed è anche vero quello che dice, io sono d'accordo con te,
che gli extracomunitari come quelli che ho io a Villa devono risiedere nel luogo, devono lavorare nel luogo, e qualcuno è stato magari pure adottato, altri invece vivono e sono integrati nella comunità e quindi sono tutti gli effetti cittadini villesi con i quali è giusto che noi partecipiamo alla loro integrazione sportiva, calcistica e sociale. Quindi la Bovalinese come fa a uscire da questo pantano? È andato via Panarello, che è un signor allenatore, un allenatore professionista, è arrivato Griniti. Io ho visto ora l'ultimo gol su punizione, è incredibile quella barriera che si apre, e poi dico la barriera fatta malissimo, ha fatto un gran gol Giorgi, un bellissimo gol, però poi è chiaro che la squadra se non si ritrova sul proprio terreno di gioco con i tifosi che spingono, che partecipano, è chiaro che non può far meglio di quello che sta facendo, per cui è inevitabile che la Bovalinese alla lunga, anche i dirigenti si stancheranno di andare avanti e indietro. Già per me è un sacrificio andare a Fiumara, che faccio 6 chilometri, però già spostare, sposta pallone, sposta materiale, sposta questo, sì. Saro, scusami, va bene, noi sappiamo benissimo le difficoltà che si hanno ragazzi a prenderli, portarli qua su e giù, no? Ma io dicevo, la gente come fai ad appassionarla, perché poi come un bene collettivo, ma la squadra del paese più ed è evidente che non la puoi appassionare più. A me dicono, cioè, se non giochi che a Villa non veniamo nessuno a proprio agio, vedere la gente. Se i tifosi mi dicono, se non riesci a giocare a Villa San Giovanni noi non veniamo, anche perché non c'è manco una gradinata dove andiamo, non c'è manco una tribuna, deve stare all'aperto con l'ombrello d'inverno. Che fai? Dove vai? Quindi è veramente un'impresa, è una tristezza, a fare calcio perché alle nostre latitudini in Calabria, certo. Quindi l'appello va rivolto a tutti questi soloni che votiamo ogni anno. Qui ci sono consiglieri regionali che prendono 15.000 euro al mese, qui ci sono i sindaci che ora si sono aumentati gli stipendi, il primo è il sindaco ora di Siderno, ora un sindaco prende 4.400 euro al mese. Voglio dire, ma vi volete impegnare, vi volete veramente mettere a servizio dei cittadini? Che poi tra l'altro Saro, scusa se io rincaro la dose, inclusione. Poi tra l'altro i bandi escono di anno in anno, ci sono dei bandi, manca la progettualità. Ma guarda caso, nella nostra provincia c'è stato il bando sport e periferie, 700.000 euro a fondo perduto, il comune di Villa San Giovanni, faccio un esempio, ha partecipato per andare a ristrutturare una specie di impianto sportivo, quindi è stato bocciato, così come sono stati bocciati tanti altri comuni, quindi è un problema di progettualità che manca, ma è un problema che manca la politica, quella sportiva non c'è gente capace di intercettare i finanziamenti, che ce ne sono tanti. Il Ministero degli Interni dà tanti finanziamenti, perché ci riempiamo la bocca dell'inclusione sociale, dell'integrazione, e chi più ne ha più ne metta, ma chi integra? Noi siamo dei pionieri ancora oggi che facciamo la vera integrazione, che raccogliamo i ragazzi dalle strade e li portiamo a giocare nei nostri campi con io i nostri sacrifici. Dovrei con fare impegno, hai ragione Saro, passione, io dovrei fare da moderatore, ma faccio piuttosto il tifoso tuo, perché poi le vivo queste cose, le viviamo queste cose, poi facciamo magari i convegni, giustamente come dice Saro, e ci riempiamo la bocca, poi al comune manco ci andiamo, manco progettiamo, manco siamo capaci di attingere a fondi che ci sono, perché anche in tempi difficili quali i nostri di questi ultimi 2 anni abbiamo visto che poi i bandi ci sono stati, sono uscite delle opportunità, e tanti ancora ce ne saranno adesso vabbè, torniamo al calcio giocato, perché poi verremo tacciati. Chi c'è, Rocco? Rocco, ma dovevi essere qui questa sera? Ciao Rocco, ci sei? Telefonicamente. Buonasera Pino, buonasera a te e ai tuoi ospiti. Purtroppo per motivi di lavoro non ho potuto raggiungere gli studi di telemia, e mi dispiace, visto la qualità degli ospiti, e come al solito ogni settimana. Rocco, però guarda, non lo faccio apposta, perché caschi proprio come si suol dire. Ecco, perché stavo appunto per chiedere a Gesualdo se vuoi magari schierati o dici tu, insomma, raddrizzalo, perché la Reggio Med è un po' una di quelle piccole delusioni di questo torneo, anche se ieri ha vinto, eccetera, eccetera, però si parlava prima di vere antagoniste dell'Ocri. Ecco, una di queste che è venuta a mancare
anche in una fase abbastanza insomma iniziale del torneo proprio a Reggio Med. Lo chiedo a Gesualdo e poi tu intervieni, Rocco, scusa, perché stavo appunto chiedendo a lui, tu magari correggi o cosa? No, hai chiesto bene, si pensava all'inizio dell'anno che la Reggio Mediterranea potesse veramente lottare insieme all'Ocri, così come pensavamo insieme naturalmente alla Paulana e insieme al Sersale. Madonna, invece c'è stato un momento dove si è perso completamente, adesso però si sta riprendendo, non tanto per dare fastidio all'Ocri per non andare in Serie D, ma almeno loro stare in una posizione di classifica dove potranno fare i playoff con la speranza che possano andare anche loro oltre. E soprattutto si soddisfa la dirigenza con le soddisfazioni, perché stanno accontentando i ragazzi, i dirigenti stanno giocando bene in questo tratto, vero Rocco? Sì. No, intanto parto col dire che delusione non direi proprio, una squadra giovanissima, Reggio Med, all'Ocri vanno fatti i complimenti e vanno riconosciuti i meriti, perché a mio avviso sta facendo un campionato a sé. Quindi se la Reggio Med non è lì a contendere prima dell'Ocri, perché l'Ocri sta strameritando di vincere questo campionato. Nel periodo, forse nel momento in cui siamo arrivati a giocarci il testa a testa a metà regione d'andata, in quel momento purtroppo il nostro rammarico è quello di non aver avuto la rosa al completo, soprattutto nello scontro diretto del match di andata. Però per il resto la Reggio Mediterranea offre tanti giovani interessanti, è in corsa per il secondo posto, è andata a vincere in casa della Morrone, in Coppa Italia è uscita imbattuta con due pareggi proprio con il Loki, oltretutto ben figurando con 7 under, quindi tutto sommato direi che la stagione della formazione regina si può ritenere più che positiva, quindi adesso c'è la possibilità adesso di poter veramente acciuffare questo secondo posto che darebbe sarebbe un ottimo piazzamento, soprattutto in ottica playoff. Ci aiuti a parlare sulle immagini Scalea Boca Nuova Merito, delle due regine, cioè di Gallico e di Boca Nuova Merito. Intanto qui vediamo i gol. Boca intanto, Rocco. Ma il Bocale ha avuto un inizio di stagione difficile, poi con l'arrivo di La Pace, che è un tecnico esperto, preparato, che conosce l'ambiente, anche con i rinforzi arrivati dal mercato, il Bocale oggi è nelle condizioni di poter puntare alla salvezza diretta. La Reggio Mediterranea li abbiamo affrontati nel turno scorso, siamo stati purtroppo poco cattivi nel volere la vittoria, e loro hanno avuto la meglio. Questa è una squadra molto molto aggressiva, molto compatta, ben messa in campo. Anche se poi ieri c'è stato questo stop in casa dello Scalea, però è una squadra che è cresciuta tantissimo rispetto all'inizio stagione. Gallico Catona ha avuto molti alti e bassi, adesso è tornato Giovinazzo che è ripartito con una bella vittoria sul Soriano, però anche loro hanno avuto un po' di troppe fasi alterne, però credo che anche il Gallico Catona credo che sia nelle condizioni di poter raggiungere la salvezza. Fammi brevemente da apripista, ma brevemente perché siamo già sul finire, campionato di Serie D, ancora una giornata triste per le calabresi. In Serie D direi proprio di sì, speriamo che si possano riscattare nel turno infrasettimanale che è di mercoledì. Ci aspettiamo tanto. Il San Luca ieri è stato sfortunato perché comunque ha sbagliato un rigore sul finale, ma ha fatto un'ottima prestazione contro un avversario forte come il Licata, quindi il San Luca ha tanto da rammaricarsi. Però adesso speriamo, come ho detto prima, che nel turno settimanale di mercoledì le calabresi possano riscattarsi e speriamo di rivederle vittoriose. Il Lamezia ha frenato ancora una volta, quindi la dimostrazione un po' di quello che dicevamo nelle puntate precedenti, una squadra che secondo me seppur ha una rosa veramente di tutto rispetto, che non c'entra nulla con questa categoria, però mi dà l'impressione che le altre pretendenti al primato, alla vittoria finale, abbiano qualcosa in più per quanto riguarda la mentalità.
Grazie Rocco, ci vediamo settimana prossima. Assolutamente una puntata... sì, caro Pino, un saluto a te e a tutti i tuoi ospiti, ok? Una puntata un po' particolare settimana prossima, avremo il calcio dei professionisti qui a tutti in campo. Grazie Rocco, a lunedì prossimo. Allora, parliamo brevemente Pasquale del Gioiosa, poi torniamo alla Reggio Emilia perché abbiamo il servizio, ma ecco, ti coinvolgo a proposito di Gioiosa, tu hai iniziato proprio a Gioiosa e... Circa 4 anni che sono stato a Gioiosa, sì. Sono stato anche il capitano del Gioiosa. Ecco, poi... stavo dicendo, un inizio un po' tribolato, poi si è messo sulla dritta via. C'è stato il cambio di allenatore, è venuto al posto di mister Pasqualino, è venuto un grande allenatore come... È stato con noi qualche settimana fa, sì. E poi... Tutto là? Tutto là. O c'è dell'altro? No, c'è stato... No, tu hai detto solo il mister. Il mister, ha cambiato tutto? Un po' di esperienza in più. Tutti i meriti esclusivi del ma mister? No, il mister no, anche il gruppo, perché è da ricordarsi che questa squadra è una squadra che ha sempre giocato in promozione, quindi conosceva il gruppo, quindi può fare benissimo anche in eccellenza, come sì. Sta facendo. Senta, qui abbiamo parlato di Villa, abbiamo parlato di Villa, poi di altri che hanno problemi di campo, Maio dice ma anche noi, Sì, diverse squadre hanno problemi, ma anche voi insomma. Anche il Gioiosa. Ma voi siete abituati ormai a giocare a Rocella. Da 10 anni che siamo fuori casa. Finite il pasto un po' prima, no, io mi medesimo un po' anche della gente, voglio dire, quando si gioca alle 2:30 levarsi eppure c'è tanta gente, sì. Ecco, sotto questo aspetto un plauso, vorrei che fosse il capitano comunque, figurativo del Gioiosa, Pasquale Angiò, a dare il giusto tributo, merito a un bel gruppo di appassionati che domenicalmente seguono, quantunque devono lasciare, come dicevo, la tavola prima per venire, quando si gioca alle 2:30 è tremendo. Sì, anche perché anche Gioiosa... ha una sua storia e quindi è molto seguita, specialmente poi se ha... Ma proprio perché ha una storia, Pasquale, ma è possibile che non si riesca a fare un campo in una comunità? Il campo c'è, in una comunità ma... che ha un trascorso formidabile. Che almeno si possono allenare. Non ci possiamo allenare, e non sì. Solo, perché le difficoltà c'erano perché si allenavano, però dovevano giocare sul campo. Ma dai, sì, no, quando vuoi. In sintetico. Invece adesso hanno la fortuna, per fortuna, di allenarsi su un campo sintetico. Ma nel 2022 possiamo gioire, Maurizio, e dire semplicemente, però ci possiamo allenare. Io volevo dire una cosa, che voglio dare merito alla società del Melicucco, del mio paese, perché... A Melicucco c'è da anni, adesso da 2-3 anni hanno fatto un campo che è qualcosa di spettacolare. Assolutamente, un questo sì, ci saremmo naturale, arrivati. Naturale anche lì, però abbandonato di... per tanto tempo. Sì, abbandonato, però vedi, secondo me, come parlava prima... Trascina l'entusiasmo, trascina la squadra. Però. Poi, il problema, le società. Se ti dai in mano alle società, dicendo. Le società va. Se diamo in mano alla politica, la politica non fa niente. Sì. Perché se c'è qui, un stimolo anche qui a Melicucco è stata la società, esatto, sì. Che ha messo a fare alle corde, grandi, alle corde, vero? No, sta facendo grandi sacrifici perché lo gestiscono loro. Ti posso dire che ha messo le corde l'amministrazione. È uno dei campi più e si sono fatti la concessione. In questo momento che c'è circolazione, assolutamente c'è un manto, è qualcosa di spettacolare. Diceva la Cacciola prima: speriamo di giocare. Insomma, no, vabbè, l'ha sognato. Il palazzetto, sognato. Noi purtroppo, noi per farlo ex novo, un palazzetto, fare il palazzetto, quello non si però fa in due giorni. Lo so, però ci sono, come dicevate bene voi, ci sono dei bandi che qualcuno dovrebbe guardarli e forse ce la faremmo avere anche nei nostri paesi, perché noi andiamo in giro e vediamo dei palazzetti. Allora, prima ancora di andare, io volevo andare a Reggio Med, però già che siamo in argomento, mandiamo quelle immagini perché non abbiamo fatto vedere niente di voi e parliamo un po' di questi grandi entusiasmi che ci sono. Grandi entusiasmi che ci sono a Melicucco, che potranno portare a che cosa? Perché no, si noi sta vorremmo pensando, portare... oltre alla salvezza, anche. Sì, sì, no, intanto. Perché noi vorremmo fare una scuola calcio solo di bambine, già a Reggio la società Segato ha partecipato, però noi vorremmo fare a Melicucco, qui è la nostra, questa è la foto della prima nostra abbiamo vittoria, abbiamo anche il video, dei sì, video questa è la nostra prima vittoria in Serie A2 con mister Mardente, è arrivato, abbiamo vinto contro il Cus Cosenza. Qui è proprio questa la partita contro il Cus, la nostra prima vittoria in Serie A storica per Melicucco, in porta c'è Martina e qui sono tutte ragazze della zona. Immagino amatoriale ovviamente, comunque vanno bene. Sì, e qui si esalta Martina Cacciola che è una fondamentale un lusso, per noi. Un lusso.
Ti dicevo, per noi è importante questo, far crescere anche le ragazze che sono molto, che ci vanno alla scuola calcio, delle bambine. Vorremmo fare qualcosa di però bello. Sto parlando col direttore, questo a medio termine, a lungo termine? A lungo termine, questa è la nostra straniera Grecia Fontena, mm-hmm, insieme alla nostra Manti che è di Reggio Calabria. Mm-hmm. A lungo termine, per adesso pensiamo alla salvezza. Eccolo lì. Adesso ci vuole la salvezza, che sarebbe la cosa bella. Poi fare i playoff sarebbe massimo. Che difficoltà. I playoff si possono fare, però queste due partite ci hanno mandato fuori, ti ho detto, a Salerno. Ecco, questa è la fase cruciale del torneo. Sì, domenica abbiamo un'altra partita fondamentale. Ecco, con Rio Nero. Con Rio Nero che ci può, e poi aspettiamo che anche qui da noi. Con Rio Nero però dai uno sguardo in altura, perché è uno scontro, mi pare che riguardi un po' l'alta classifica, giusto? Sì, loro siamo a pari punti e noi siamo a 3 punti dalla quarta in classifica e a 1 dalla quinta, che sarebbe il CUS. Siamo là, però noi aspettiamo, però pure, ecco, c'è un ricorso, dopo le difficoltà, c'è un ricorso, sì? Che aspettiamo qualcosa di buono anche, se prendiamo i 3 punti arriviamo a 25 e siamo già terzi in classifica, che è un sogno per Melicu. Esatto, no, dicevo, dopo una fase insomma un po' così, il rullaggio in pista è stato un po' tortuoso, però insomma la squadra è in quota, diciamo, sì, così, diciamo che la squadra è in quota, si perché si è assestata bene, e la cosa fa ben sperare per una salvezza anche tranquilla. Sì, dico le cose come è giusto dirle e fare, come prima Pasquale diceva, il mister e il gruppo, c'è un gran gruppo, però diciamo che una grande mano a queste ragazze che per la prima volta che giocavano in Serie A2 l'ha data mister Mardente, perché è di una qualità superiore, ha portato qualcosa che per queste ragazze è fondamentale. Ne parlavamo prima, non vai a giocare a Salerno, la crescita veloce, a Salerno che è la terza in classifica e perdi 4-3 a 3 secondi alla fine, sbaglio il rigore, non perdi domenica, da dire, abbiamo perso in casa con la seconda in classifica che è l'Almezia, che ha fatto la squadra per vincere il campionato, però noi il primo tempo eravamo 1-1 e poi la sfortuna, è uscita Grecia, altri infortuni e poi perdi, però arrivare a quella qualità e giocare a certi livelli ci deve avere anche un grande mister nel Fustel, perché così. Direttore, elenchi un piccolo elenco di cose che necessitano, ecco, in seno alla società, perché poi noi questa sera facciamo conoscere una bella realtà, tutto quanto, il movimento sta crescendo, non è consolidato, attenzione, purtroppo, quindi diamo una spinta a tutti quanti. Cosa occorrerebbe? Perché poi tra l'altro lì è pieno di società. Io vorrei capire anche in un momento di crisi qual è il nostro, quello che stiamo attraversando, come si fa ad andare avanti sulle spalle solo di poche persone, eccetera, eccetera. Che appelli possiamo lanciare? Io ti ringrazio perché intanto mi dà la possibilità di ringraziare i nostri sponsor, perché noi senza di loro, che sono Audin Edilizia, Natura, FMB Tubis, abbiamo adesso pubblicità, okay, sto facendo un po' di pubblicità per il giusto titolo, perché nel mondo del calcio a 5 si vive su questo, molte squadre si chiamano col nome dello sponsor, dobbiamo dirlo, non stiamo facendo pubblicità perché viviamo su questo, noi si vive sulla pubblicità e sugli sponsor, noi vorremmo che questo mondo sia seguito ancora di più perché lo meritano, è una bella cosa, perché guarda, sarebbe bello, io ho detto prima, ci sono anche squadre sulla Ionica, il Nausicaa so che sta partecipando a Serie C e da queste zone, c'è stato anni belli anche dell'Ocre in Serie A. Sarebbe bello avere una squadra calabrese in Serie A, perché è importante. Non vorremmo sempre rigirare la frittata. Le strutture per sono importanti. Per carità, perché questa sera non ne posso più. È importante, io sentivo dire giustamente. Perché qui non basta il campo in terra battuta, come diceva. Gli piace lo sport. Qui non basta il campo in terra battuta come nel calcio a 11. Ci vuole la. Bravo. Ci vorrebbe la gente che piace lo sport. Qui occorre il palazzetto, quindi non è cosa di poco, di poco conto. E, puoi anche dire no comment, Roccella? No comment? No comment. È stata non un'esperienza. Non è giusto dire no comment. No, è stata un'esperienza così e così, anche perché Roccella naviga un po'. Ha un po' di problemi, diciamo così. Però spero al più presto che si possa risanare e
se non quest'anno, il prossimo anno, ripartire dalla promozione, certo, e ritornare dove è stato. Ma quale arricchimento anche da parte tua, anche da parte vostra, i ragazzi nella vicina gioiosa, sono stati questi 7 anni per il Roccella a Roccella? Avere la D a un tiro di schioppo, sì, per noi del posto, avere mettere in vetrina i Roccella, ragazzi. Il Roccella qua penso che era l'unica, oltre anche se poi tanto utilizzo i ragazzi locali, non è che siano stati fatti. C'è stato il Roccella per 7 anni e penso che dopo c'è stato il Locri e poi adesso il San Luca. Altre squadre qua al momento c'era solo il Roccella, quindi per noi del posto qua della Locri era un lusso avere una Serie D. Vediamo, aspettiamo il Locri il prossimo anno in Serie B. Infatti vedevamo sempre quelle tribune piene, insomma, di appassionati di tutti i centri, perché quando a questi livelli la Serie D vengono da tutte le parti, no, a vedere, a seguire, perché comincia a vedere calcio. No, Roccella Regina che è stata. Ah sì, sì, 3-1 eccetera eccetera. No, qui volendo un po' tornare ai tempi di lo faccio sempre più vecchio facendo queste domande, vabbè. Sembra che lo voglia fare più vecchio di quello che è. Però è un altro calcio questo, ovviamente si vive anche di queste cose. Una volta non c'era bisogno di fischi, di richiami e di cose particolari. Allora, eravamo rimasti alla partita di Reggio Med. Andiamo a vedere il servizio di Reggio Med Cotronei, Caccuri. Immagina cura di Mirko Giacobello, riprese speciale con il drone per il calcio d'inizio, dove un giro di lancette dolce apre per Cordua, entra in area atterrato da Ramallo, immediato calcio di rigore concordato dal direttore di gara, il signor Petrosino di Lamezia Terme, ha così l'occasione di portarsi in vantaggio il Cotronei. Dagli 11 metri va Fabiano che spiazza morbido per il vantaggio giallorosso, costretta ad inseguire la compagine di Mister Misidi che non si scompone, e al decimo trova il gol del pari servito da Gonzales, Lancioni scappa via sull'auto destro, Lancioni, un mancino perentorio che bacia la traversa e si insacca in fondo alla rete per il pareggio amaranto. Partita però viva a Longhi Bovetto al quarto d'ora, Cotronei che potrebbe riportarsi in vantaggio, ma Morabito dice per ben 3 volte no, prima un tuffo plastico, poi ancora un balzo felino sul tentativo di tacco di Cordua, il terzo intervento prodigioso su Gherardi, mette il mantello Morabito, salva la propria porta, e allora la Reggio Mediterranea va dall'altro lato a portarsi in vantaggio ancora con Lancioni, protagonista di un'azione personale, salta Dembélé, in qualche modo salta un altro avversario col mancino Lancioni, fredda l'estremo difensore avversario non esente da colpe in questa occasione, e porta in vantaggio la Reggio Mediterranea, mette la freccia alla formazione di Mister Misidi al 25esimo, però Cotronei pericolosi sugli sviluppi di un corner, Sarcone fallisce da pochi passi la rete del pareggio, costretto a un cambio forzato Mister Misidi, dentro Ramacciotti in luogo dell'infortunato Ramaio al 39esimo, lancio lungo di Dolce per Sarcone che supera anche Morabito con un pallonetto, ma trova il salvataggio provvidenziale sulla linea da parte di Lopez. 42esimo, ancora Cotronei pericolosa, sempre Dolce, sventaglia per Cataldi, prova il diagonale respinto ancora una volta magistralmente da Morabito, vero e proprio paladino quest'oggi e non solo, anche nel recupero infrasettimanale della porta Amaranto, può chiudere allora in avanti la Reggio Mediterranea, corner dalla destra, trova Foti, la pennellata di Lancioni per la terza rete della Reggio Mediterranea, che proprio prima del duplice fischio del direttore di gara Lametino si porta sul 3-1, la marcatura anche di Capitan Foti. Termina così un primo tempo piacevole a Longhi Bovetto di Balanidi, Reggio Mediterranea avanti per 3-1, la doppietta di Lancioni e la marcatura di Foti ribaltano l'iniziale vantaggio giallorosso siglato da Martino. Passiamo allora al film della ripresa, al 53esimo, sempre Lancioni a scappare sull'auto mancino, una vera e propria spina nel fianco avversario, mette dentro per Costantino, calcia trovando la respinta del portiere avversario, un minuto più tardi lancio in profondità di Dall'Oro, ancora per un inesauribile Lancioni che prolunga per Costantino, calcia sull'esterno della rete, 2 minuti più tardi Reggio Mediterranea che ora ha messo il turbo, protagonista ancora Costantino
Valentino che conclude un'azione orchestrata da Ramacciotti e Lancioni, il giovane attaccante, trova pronto Fico. Proprio però quando il Cotronei sembra alle corde, pesca il coniglio dal cilindro con gli Aguinta, appena entrato che leva la sicura al destro, Eurogol, allonghi Bovetto, un destro imparabile questa volta per Morabito che termina all'incrocio dei pali. Prova a correre allora i ripari Mister Misi di dentro, Franzo per Costantino, poco dopo l'ora di gioco ancora Cotronei pericolosa con Manica, scheggia la parte alta della traversa e il suo destro al 63esimo, azione personale di Franzo che si libera al tiro, cerca la gioia personale ma non inquadra la porta di Fico. 64esimo, Verducci illuminante per Lancioni, appoggia per Gonzales, canzone della Regione Mediterranea di nuovo per Lancioni, attento con i piedi Fico, altro cambio, fuori Gonzales, dentro Pesce al minuto 66, un giro di lancette più tardi il non entrato Pesce si rende subito pericoloso con un colpo di testa su cross dalla sinistra di Franzo che non inquadra lo specchio e la porta di Fico. 70esimo, dentro Ambrogio per Simionato, ma il Cotronei ad attaccare con Sarcone che serve Cardua, calcia dal vertice dell'area mandando abbondantemente alto sulla traversa e la porta di Giorgio Morabito. Allora ci riprova ancora con Lancioni che manda in profondità Pesce, attende lo stesso arrivo di Lancioni, servito puntualmente, si posiziona il pallone sul mancino, non trova la tripletta personale, trova invece e come i guantoni di Fico. E questa l'ultima emozione di una sfida folle a Longhi Bovetto di Valentino. La Reggio Mediterranea si impone per 3-2 sul Cotronei, decisiva la doppietta di Lancioni seguita dalla marcatura di Foti, per gli ospiti le marcature di Fabiano e l'Eurogol di Iaquinta. Noi anche guardando questo servizio abbiamo un po' parlato anche di tante altre robe con gli amici qua in studio, però dobbiamo comprimere il tutto e portarci alla chiusura, e vorrei avvalermi di Saro Bellè, così anche lo salutiamo, lo coinvolgiamo ancora parlando, perché dobbiamo interessarci alla squadra comprensoriale del San Luca. Tanto ci siamo interessati la volta passata, abbiamo avuto dirigenti, allenatori e calciatori, adesso vogliamo farlo con Saro Bellè. Continua la favola, però una favola che insomma ha riservato quest'anno, Saro, anche un po' degli episodi un po' che ci hanno dato dei dubbi, ci hanno fatto venire dei dubbi, no? Perché sono stati fatti tanti cambiamenti. Secondo te che seconda annualità è in Serie D per il San Luca, quella di quest'anno? Beh, intanto come rappresentativa della fascia ionica, lo diceva prima chi mi ha preceduto, che una volta c'era il Rocella e ora a rappresentare tutta la fascia ionica, la città metropolitana in questo, è il San Luca, ed è una realtà bellissima perché è indubbio che sta facendo bene. Hanno difficoltà il Castrovillari, hanno difficoltà. Mandiamo le immagini del San Luca intanto, regia. Vai Saro. Vai Saro, vai, vai. C'è Saro? L'abbiamo perso. Sì. Parla Saro, sulle immagini, parli tu. Sì, io ho visto le immagini e quindi pensavo non mi sentiste più. No, bene, vai. Stavo dicendo che il San Luca è una realtà importante, io mi auguro che possa resistere a lungo in questi tornei. L'anno prossimo sicuramente ormai cosa fatta ci sarà il Logri, e la Ionica che ha sempre sfornato fior di giocatori ha necessità di avere delle squadre di alto livello, quindi perché no anche una squadra in Serie C. Qualche anno fa il Logri all'inizio aveva fatto sognare proprio con Scorrano, allenatore se non ricordo male, fece un girone iniziale d'andata abbastanza bene, quindi era in testa, poi invece le cose andarono diversamente, per cui credo che il San Luca abbia la possibilità, le caratteristiche e le persone capaci di poter far sognare tutti i tifosi della Locride e far bene per il futuro. Poi spiace per il Rocella, io Rocella non me lo sarei mai al mondo aspettato lo scorso anno, credevo nella salvezza lo scorso anno del Rocella, così non è stato e addirittura quest'anno c'è un crollo veramente verticale. Per cui, che dire, mi auguro che San Luca faccia bene anche a livello di settore giovanile, è fondamentale quello che dice Gesualdo Albanese. Se il San Luca non attinge dai vivai locali,
non può alla lunga resistere sine die con, andando ad attingere altrove senza far crescere giocatori del calibro di Pelle, un ragazzo che purtroppo è stato sempre massacrato da tantissimi infortuni, perché lì c'è la qualità in quell'area. Ancora la gente gioca in strada, gioca in piazza. Cose che non succede più in città. C'è fame di calcio, ma sì. Lì c'è questa possibilità, per cui perché non insistere molto sul settore giovanile di alto livello? Quello farà sì che il calcio possa continuare nel tempo, perché se no è inevitabile poi, se non si riesce a far crescere le menti del luogo e darle alla prima squadra, inevitabilmente poi le risorse finiranno. Siamo in un periodo di crisi, di pandemia che non è più finita da 2 anni a sta parte, per cui fare calcio, trovare sponsor, trovare persone in grado di poter essere coinvolte ad alti livelli. Saro, ascolta, parlo un po' con la regia, un po' con te, siamo veramente sul finire. Ecco, sulle immagini della Lamezia, proseguirei parlando della Lamezia che probabilmente dopo qualche battuta d'arresto, più di una in questo tratto, probabilmente cos'è, dà un bye bye alla velleità di vittoria in questo campionato. E poi al Cittanova avrà giovato questa sosta? Ma guarda, il Lamezia è partita con ambizioni a tutti note, e quindi è chiaro che il Lamezia cercherà fino alla fine di tentare di vincere questo campionato, che è abbastanza difficile poterlo vincere, però insomma nel calcio mai dire mai. Ovviamente anche il Cittanova deve fare esattamente quello che dovrebbe fare il San Luca. Io questa realtà saluto pure Moio, Melicucco, Cittanova, queste sono squadre che 15 anni fa militavano in prima categoria, in promozione. No, cioè, oggi fare una Serie D in questi paesini così piccoli, basandosi sulle spalle di qualche entusiasta, senza puntare molto sul settore giovanile, alla fine si esce con le ossa rotte, e poi per anni si fa la fine che ha fatto il Siderno, che è sparito e ora è rinato, e si farà la fine di tante realtà che scompaiono nello spazio di un mattino. Quindi è bene che si faccia una seria programmazione. Io sto facendo la prima categoria, ma parto dai primi calci, perché se io non tiro fuori gente dalla mia città, ma non posso andare a fare neanche la prima categoria. Certo. Noi giochiamo con 6 fuori quota del posto, giusto per andare dietro a quello che dice Gesualdo Albanese, ma è questo il futuro. Se non si punta sui settori giovanili, investendo con allenatori di qualità, con responsabili organizzativi di qualità, purtroppo queste società spariranno. Certo. E questa è una rabbia. Grazie, Saro. Che ho dentro. Per Grazie. Cui io sono dell'avviso che anche Lamezia, deve puntare su un'area vasta che c'ha, e lì ha la possibilità di fare giocare tanta gente. E lui fanno 4 squadre a Lamezia che litigano, si picchiano, si bastonano a vicenda. Quello che è successo quest'anno a Lamezia è qualcosa dell'incredibile. Mercurio ha fatto una squadra di prima categoria per mantenere il vessillo, la matricola del vecchio Lamezia, e ha fatto bene, perché non si può far sparire una matricola che ha 100 anni e più di vita. Quindi bene. È fondamentale stare attaccato alla realtà locale. Grazie, è fondamentale, ripeto, investire molto sugli allenatori, sui tecnici che preparano il settore giovanile. Bene. È lì il futuro del calcio. Bene così, Saro. Basta così che devo chiudere. Grazie, Saro. Bene così, Saro. Devo chiudere. Cose sacrosante. Bene, puntate su 10 allenatori. Certo. Tutte queste fumenezze. Grazie, Saro. Va bene. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie. Ciao. Grazie molto. Ti vedevamo un po' commentare, grazie Saro, ti vedevamo un po' commentare Lamezia, sì, no, dentro, fuori,
troppi pareggi, cosa? Facciamo vedere anche il rende per cortesia, regia, così chiudiamo il quadro. Come diceva giustamente Saro, ancora la lotta per il primo posto c'è, però io pensavo e mi immaginavo, comprendi anche la Lamezia? Sì, qualcosa di più rispetto a quello che si sta comportando, anche perché gli acquisti sono stati tantissimi, elementi tutti di categoria superiore, però la posizione di classifica si sta portando ormai a 7 punti dalla Gelbison, dove sarà molto molto difficile che possa andare in Serie C. Squadre dispiace, perché basta guardare un pochino i risultati, ieri su 4 nelle prime posizioni, l'unica che non ha vinto è stata proprio il Lamezia. Le altre hanno vinto tutte e tre, e quindi ecco il motivo per il quale mi pare che sarà molto molto difficile che si verifichi quello che io pensavo, cioè che la lotta sarà fra tutte e quattro le squadre. Il Lamezia comincia ad allontanarsi da questa posizione, e la posizione della Cavese, della Cireale, sono tale che potrebbero dare un po' di fastidio alla Gelbison. Per quanto riguarda il Lamezia, penso che la posizione di classifica è tale che deve sperare solo nei playoff. Mister Maio, abbiamo parlato tanto di campi pessimi, chiudiamo ovviamente, ci facciamo insomma dulcis in fundo, ci facciamo un po' il palato, ecco, vedendo queste immagini di Militello. Allora, ti potevo dire qualcosa per quanto riguarda il San Luca? San Luca ultimamente si sta riprendendo alla grande. A me, guardando le posizioni del campo, che mi lascia un pochino perplesso, perché come hanno detto, ho paura che si verificherà proprio quello che ha detto il presidente tempo fa: se non fanno il campo in sintetico, al San Luca non possono continuare a fare la Serie D. Mi dispiace proprio per questo. Anche settimana passata. Rende, già che ci siamo, vediamo queste immagini. Su Castrovillari. E anche qua le due delusioni un pochino, perché diciamo che il San Luca e la Cittanovese stanno facendo un campionato che ci dà grosse soddisfazioni, nel senso che si salvano senza nessuna difficoltà per quanto riguarda né la retrocessione né tantomeno i playout. Invece le due società che hanno fatto del professionismo per tanto tempo, ci lasciano perplesso, perché sia il Rende che il Castrovillari continuano anno per anno a darci molto nessuna soddisfazione e molte delusioni. La Calabria continua a far da Cenerentola al cospetto di Campane e Sicule. A proposito di prossimo turno, Pasquale, chi rischia di più tra voi e la Gioiese? Ma mettiamoci anche la Lidio, che comunque gioca in casa con la Rombiolese, vero Maio? Sì. Vabbè, gioca in casa. Voi andate a Bagnara, loro vanno a San Gaetano. Guarda, sinceramente sulla carta rischiamo più noi. Perché, per quale ragione? Per quale ragione? Perché andiamo in un campo molto difficile da giocare, poi incontriamo la Bagnarese, che ha una storia a sé. Ha la storia o ha in atto qualcosa, insomma? Ha una storia, sempre difficile. Ha la storia, solo la storia. È sempre difficile da incontrare. La Bagnarese è un'altra che ha fatto sempre squadre importanti, era sempre forse molto difficile andare a giocare, vero? E specialmente Maio, qualcosa, storicamente, adesso di meno. Ho visto alcune immagini dove hanno diversi tifosi al loro seguito, quindi sarà difficile per noi, però ripeto, la nostra squadra è stata costruita per vincere il campionato, quindi non abbiamo paura di nessuno, quindi abbiamo rispetto. Ma c'è una strategia, c'è una mission, c'è un piano, qualcosa per vincere questo campionato? Si aspetta quale incrocio? Cioè, intanto una la voglio dire io. Poi giocate in casa con la Gioiese. Sì, ma noi pensiamo partita per partita. Vabbè. Vabbè, io pensavo che quella fosse determinante. No, secondo me nemmeno. Le partite, ragione, sono queste partite importanti. Loro domenica andranno a Bagnara, dove un bel campo difficile, dove si lotta la salvezza. Che mi sta dicendo, direttore, che ogni domenica può nascondere insidia? Certo, perché adesso c'è punti in palio, sono pesanti per tutte quante, non soltanto per chi chi è giù vuole salvarsi. Non pensiamo agli scontri diretti. No, gli scontri diretti poi alla fine abbiamo visto ieri il primo tempo tutti pensavano che fosse finito, invece poi finita 4-3. Scontri diretti no, però anche la Gioiese a San Gaetano avrà una partita molto dura, secondo me. Direttore, salutiamo le ragazze che sono a festeggiare San Valentino, dai. Sì, volevo ringraziare la Casciola, che è stata per la possibilità di averci dato di metterci quando vorrete, in mostra. Anzi, e di una uscire. Circostanza sicuramente sì, perché ce l'hai promesso di venire con qualche veniamo ragazza, con una rappresentanza, con è bello vederle, sentirle. Sì, intanto, e poi farmi ringraziare queste ragazze, perché fanno dei sacrifici
sacrifici enormi, partendo dalla nostra, certo, te l'ho detto, nostra, da ovunque. Dal nostro dirigente fondamentale che è Carmen Reganati, che è con lei che tiene, fanno dei sacrifici perché allenarsi alla sera, torniamo sempre là, ci stiamo lamentando troppo, qualcuno come allora, dice tu, prossima gara, dicono che ci siamo lamentati dei campi e dei palazzetti, prossima gara perché siano in tanti a parteciparvi, sì. Abbiamo Corrio Nero, tifoso, però, a Polistena, a che ora? Si giochiamo alle 17. 17. Domenica alle 17. 17. Ripeto, ringrazio le nostre ragazze perché fanno dei sacrifici moltissimo allenarsi alle 7 e mezza di sera e tornare a casa. Abbiamo qualche giocatrice anche di Salina Ionica e non è tornare a casa è tardissimo. Dietro l'angolo proprio. Ringrazio le ragazze che sono state, sono fantastiche, ringraziamo ancora voi per l'invito. Io ringrazio voi, Maurizio Maio, direttore generale della Segato Women Melicucco, Beggio Soldo Albanese, Rocco che non ce l'ha fatta a venire con noi, però insomma l'abbiamo sentito anche telefonicamente, e Pasquale Angio della Branca Leone, poi chi grazie è stato con noi collegato, grazie, con noi telefonicamente e al web. Grazie a voi, a lunedì prossimo, 21.30.